Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 31 gennaio. Allora, io mi ricordo una scena fantastica dell'aereo più pazzo del mondo. Vorrei che poi cercaste di ricordarla con me, oppure andate a vederla. Cioè, su un aereo, questi qua che mangiano qualche cosa che gli fa male e che in maniera, diciamo, ironica, ero un ragazzino, mi sono messo a ridere come un pazzo, tiravano fuori dalla bocca queste uova e c'è una scena che sono tutti quanti in fila dicendo niente panico e si vede un crescendo di schiaffi che vengono dati a questi pazienti a cui escono le uova dalla bocca. Niente panico, arrivano le suore che gli danno uno schiaffo, arriva quello, il medico che lo strattona, insomma si dice niente panico, ma in realtà l'aereo è invaso dal panico non già soltanto come si chiama, dei passeggeri, ma di quelli che dovrebbero essere freddi. Ecco, è quello che succede oggi sul coronavirus. L'aereo più pazzo del mondo è fatto dalla politica italiana. Ieri il Foggiano scende, anzi mi scuso perché non è Foggiano, è di un provincia vicino, di un paesino vicino Foggia, mi ha spiegato uno di voi. Il Foggiano scende con l'aria di quello che dice: eccoci, siamo qua, lo Spallanzani è al momento, sta occupandosi dei due pazienti che hanno preso il coronavirus. C'è una camera d'albergo sigillata, ci sono stati ricostruiti tutti gli spostamenti, va avanti, sono stati. C'è un caso sospetto in una nave che è attraccata a Civitavecchia, si bloccano 6.000 persone, i passeggeri in ostaggio, quelli che erano nella città cinese vengono portati con un pontaereo in Italia e tenuti in una stanza isolati alla Cecchignola. E poi finalmente questi due casi di cinesi a cui si controllano tutti gli spostamenti e il ministro della come si chiama? Della salute Speranza blocca i voli con la Cina, unico paese al mondo ad avere un'ordinanza del ministro della Sanità che blocca tutti i voli che vanno in Cina e tornano dalla Cina. Beh, a me, voi dite, sta arrivando una malattia pazzesca, fantastico. Sapete cosa dice il ministro Speranza? Tutti gli atti che sembrano alimentare allarmismo sono fuori luogo. Ma questi, il problema loro non è il coronavirus, il problema loro è che hanno sbagliato pusher. Il ministro Speranza dice: tutti gli atti che sembrano alimentare allarmismo sono fuori luogo. Ma che cazzo stanno dicendo? Sono loro che creano allarmismo. Oggi leggo i giornali: virus, primi due casi in Italia, Repubblica, virus colpita l'Italia. Ragazzi, non è ancora morto da un punto di vista statistico nessuno per questo virus. Sono morti 160-170 persone, meno di quanto muoiono per l'influenza in Italia. Meno di quelle. Oggi scrive giustamente Harari sul Corriere della Sera. La contagiosità, prima pagina del Corriere della Sera, è il fondo. La contagiosità è limitata. Solo pochi contraggono la malattia. E solo pochi in modo severo e la mortalità è bassa, molto inferiore alla SARS e alla MERS. Cioè siamo dei matti, dei matti. Io non so perché questa isteria collettiva con quell'altro che dice per tutti gli atti che sembrano alimentare allarmismo. Qua ci vorrebbe qualcuno che svegliasse e facesse toc toc. Sapete che c'è? C'è un'influenza. L'influenza, sta avvenendo l'influenza. Si muore più di morbillo, è più contagioso il morbillo di questa roba qua. È più contagiosa l'influenza di questa roba qua. Allora, io non dico non curiamola, non analizziamola, non troviamo. Beh, Rita, soliti incompetenti, è tutto il mondo che pensa soltanto a questa roba qua. Io non dico che il fenomeno non c'è, le borse crollano, i mercati vanno male, quello che volete, ma questa idea che noi siamo l'unico paese a non avere i voli con la Cina e mentre fai questa roba qua, dall'altra dici che non dobbiamo alimentare l'allarmismo, ma che sta a fa Speranza se non alimentare l'allarmismo? No? Ma ditemelo, ditemelo, io la trovo una cosa incredibile. Detto questo, il commento più intelligente, la Cina non sa, ha nascosto per 10 giorni, i comunisti e il virus americano e quell'altro che dice ben gli sta, tutte minchiate. In questo mondo di minchiate c'è un solo commento giusto che nessuno di voi leggerà ed è il motivo per il quale con la zuppa di forro ve lo leggo io. Magnaschi, straordinario Magnaschi, oggi su Italia Oggi, a proposito della Cina, il cosa dice, racconta, scusatemi, per fortuna che non è arrivata in Puglia, per fortuna
fortuna che il coronavirus non è nato in Puglia, perché se il coronavirus fosse nato in Puglia non l'avrebbero isolato, avrebbero detto che non esisteva e avrebbero fatto contagiare tutta la Puglia come hanno fatto con la xylella. Noi che facciamo i fenomeni, gli occidentali, noi che siamo delle teste di minchia, ambientaliste contro gli OGM, eccetera, cosa abbiamo fatto? Un virus vero, un parassita vero, la xylella, che distruggerà, e ne so qualcosa, tutta la produzione di alberi e d'olivo in Puglia, cioè il 50% della produzione, perché in Puglia le autorità pubbliche, quegli ambientalisti, i collettivi non hanno voluto fare quel cordone sanitario che i cinesi hanno fatto con gli uomini, non hanno voluto fare con le piante, tant'è che si è diffuso questo parassito. Chiaro? Chiaro? Perfetto. Tranquillo, questa è la grande ipocrisia di questo mondo. Voglio anche aggiungervi un'altra cosa: rompiamo tanto le palle a quelli che, vi ricordate, quelli che fanno gli allevamenti in batteria delle dei polli, delle carni, dei volatili, delle galline, contro gli allevamenti in batteria. In realtà il coronavirus, una cosa è certa, così come gli altri corona, cioè vengono dagli animali selvaggi, che non sono controllati, che non sono in allevamento, che non sono in batteria, che sono allo stato brado, quello che piace ai cazzoni del mondo ambientalista vegano, ma vegano no, perché non si mangiano le cose, ma avete capito, contro gli allevamenti in batteria. Con gli allevamenti in batteria non nasce manco un coronavirus, non nasce niente lì, facciamo finta che siano un problema, il problema è quando non sono in batteria, ma vabbè, e diciamo, nell'ipocrisia collettiva noi teniamoci il ministro Speranza, che dice che non dobbiamo creare allarmismi, mentre schiaffeggia le compagnie aeree che si presentano, mi sembra veramente l'aereo più pazzo del mondo, in e dalla Cina. Brexit, grande tema di giornata, io vi leggo soltanto quello che dice Boris Johnson, perché è straordinario. Alle 11 la nostra orgogliosa nazione finalmente lascia l'UE, si dire l'UE. Ancora amici dell'Europa, dice Johnson, ma liberi e indipendente un'altra volta dopo 47 anni. Ora, in questo giorno particolare, salutiamo una nuova alba. E così dice Boris Johnson, mentre, a parte Repubblica che pensa in una paginona che ci sia un disastro economico in Gran Bretagna, come ho detto ieri e come scrivono tutti quanti, in Gran Bretagna non c'è nessun disastro economico, tutt'altro. Martino, intervistato dal giornale, dice: il vero problema per l'Italia è che senza Londra Berlino imporrà il suo strapotere. Libero dice: ciao Inghilterra, beata te. Johnson poi aggiunge: abbiamo sconfitto Hitler e Napoleone. Pensate un po' voi che noi si possa stare sotto la baronessa von der Leyen e sotto Juncker, uno che insomma non si teneva in piedi perché se beveva l'impossibile, e la von der Leyen, ragazzi, ne parleremo, già si capisce che la von der Leyen è un concentrato di gretinismo e saccenza tedesca, quindi se tu metti un SAP, il sistema elettronico, alla Greta e la muovi un po', gli dai due o tre generazioni di Juncker, cioè la von der Leyen, una che non ha mai sbagliato una cintura di Hermès negli ultimi 22 anni. A proposito di Greta, oggi c'è soltanto una piccola notizia sul fatto che lei abbia registrato il marchio Fridays for Future, cioè le ha fatto diventare un marchio, dice ovviamente contro il fatto che vengano utilizzati commercialmente da altri. Io non le utilizzerò mai. Facciamo una scommessina che la sua fondazione, così come i libri e anche i suoi marchi, li utilizzerà. Io che sono un capitalista e penso che i ricchi non facciano nulla di male, sono ben contento che questa, prendendo per il culo tutto il mondo, diventi un po' ricca. Zingaretti e Conte per il giornale raccontano quello che non avviene in Inghilterra ma avviene da noi, cioè il giornale titola in prima pagina in realtà record a dicembre calano gli occupati a dicembre secondo l'Istat, anche Avvenire se ne accorge. Il punto fondamentale è che la responsabilità non è tanto e solo di Zingaretti e Conti, ma anche di quel delinquenziale decreto dignità fatto a maggio anche dalla Lega. E mi ricordo ancora il presidente del gruppo parlamentare della Lega che disse: lo votiamo non perché ce lo chiede il Movimento 5 Stelle, ma perché ne siamo convinti. Quel cavolo di decreto dignità che ha reso i lavori autonomi ancora più difficili, i tempi determinati ancora più controllati. Quindi, insomma, adesso non è che possiamo far finta, no, che sia soltanto i cazzoni, erano in due, oggi sono in tre, c'è anche il PD.
Gualtieri, intervistato al Sole 24 Ore, dice: rifaremo le aliquote IRPEF, saranno di meno e semplificheremo. Io temo quando toccano l'IRPEF perché alla fine pagheremo sempre di più, e ridurremo le detrazioni, cioè toccheremo le tax expenditure e faremo la riforma del catasto. Queste robe qui sono tutti i titoli, quando si fanno, poi voglio vedere se non aumentano le imposte. Contro il Fondo Monetario Internazionale, Gualtieri, i dati che dice sull'Italia non sono veri. Ne parlerò con Gualtieri, ministro dell'Economia, che lunedì sarà a Quarta Repubblica, vediamo cosa ci racconta su queste vicende. Ferrara se la prende, Ferrara, l'editorista di quel giornale, Il Foglio, che vogliono fare i fighetti, quelli che non urlano mai, e poi in campagna elettorale intervistano il papà della Borgonzoni per il solo motivo che il papà della Borgonzoni, che è diventato un gigante politico per Il Foglio, non vota, la figlia. E allora Il Foglio, quel giornale chic che si porta bene nelle isole chic del mondo, tra Sembarte e i posti, quelle 4-5 mila copie, le vende soltanto nei posti più fighetti del mondo, intervista il papà della Borgonzoni. Me lo ricordo io, Ferrara, che diceva, quando io facevo dei titoli, dei pezzi, ma come sei volgare con questi pezzi così tagliati? No, intervista il papà della Borgonzoni. Se la prende sostenendo che il sottoscritto, cioè Nicola Porro, Capezzone e Maglie, sono dei comici nel cercare di chiedere in televisione se Bonaccini, se la Lega ha vinto o perso in Emilia-Romagna. Mi scuso con lui, che probabilmente ha capito, non essendo un comico, chi ha vinto e ha perso. Lui è sicuramente convinto che ha vinto Bonaccini. Oggi, in un'intervista a Bonaccini sul Repubblica, toc toc, Ferrara, dagli uno sguardo. Non mi sembra che sia così, diciamo, cristallino nella sua analisi. E tra l'altro mi viene da divertirmi perché Ferrara, che è diventato come Travaglio, nel senso che utilizza sempre degli attacchi personali, oltre rispetto a Travaglio non si capisce più che scrive, perché Travaglio c'ha il dono ancora di farsi capire quando scrive. Ferrara è uno che scrive una cosa che adesso ve la leggo anche oggi, è diventato incomprensibile. Chi mi dice che con... no, scusate, a volte quel che dici è meno importante di come lo dici, e continua a giocare su questa roba qua che capiranno lui e altri tre amici suoi che si leggono il giovane Kautsky. E sulla questione Bonaccini gli risponde, anche se non sapevo ovviamente che Ferrara faceva questa favolosa presa per il culo di Porro, Maglie e Capezzone, e dice: beh, insomma, il PD tutto può pensare tranne che di aver vinto in Emilia-Romagna, perché lì ho vinto io. Vi semplifico quello che dice in un'intervista a Concita De Gregorio: e non ci dà le sardine, sono scomparse sardine tanto amate dal Sardone, cioè da Ferrara. Le sardine, quello che ci aveva spiegato cos'erano i girotondi, quello che ci aveva spiegato Ferrara sul Foglio, deliziosi pezzi contro se non ora quando, quello che aveva difeso Berlusconi contro tutti questi movimenti della straminchia. Oggi le sardine Bonaccini stesso se le dimentica, perché sono state evidentemente instrumentum regni, o se no lo sanno loro come si dice bene. Passa la revoca alle autostrade, Conte ci ripensa. Conte era quello che il giorno dopo, tanto amato da Ferrara e da quelli del Foglio, che il giorno i garantisti del Foglio, Conte il giorno dopo il disastro delle autostrade dice: non bisogna aspettare i tempi della giustizia per togliere le concessioni. Tanto amato dal Foglio il Conte garantista, che in realtà il Conte è tutto che meno che garantista, ma in realtà adesso che non conta più il Movimento 5 Stelle, ma conta il PD per sostenerlo al governo, ritornano le concessioni alle autostrade. Conte non vuole più revocarle, tant'è che il titolo sta guadagnando un botto in borsa. Ma i cretini esistono in tutto il mondo, i più straordinari sono quelli del Guardian, e lì per fortuna che al mio amato Foglio c'è ancora Meotti, Giulio Meotti, che Dio ti conservi in quel giornale. Almeno siamo contenti noi contribuenti italiani di dare un piccolo tassa per tenerti in vita. Giornale, grazie a Meotti, che ci spiega che il Guardian rinuncia alla pubblicità dell'industria fossile. E allora dice Meotti: scusatemi, ma tu in edicola toc toc, Guardian, non ci vai coi camion? E tu per stampare non devi prendere della carta che viene fatta con dell'energia elettrica? E tu per trasportarla, per usare le mail? Insomma, fa tutto il ragionamento di quanta industria fossile serve a stampare un giornale, e il Guardian che rinuncia alle sue pubblicità. Trovo favoloso, favoloso. Io direi che per oggi è tutto. Vi ricordo che l'aereo più pazzo del mondo, cioè il coronavirus, sarà sicuramente uno degli argomenti che dovremo trattare lunedì a Quarta Repubblica. Un abbraccio a tutti quanti voi sul sito nicolaporro.it, tante altre informazioni sulla giornata. Ciao!